Bene, completiamo oggi la trattazione delle equazioni di Maxwell e delle onde elettromagnetiche e abbiamo visto la volta scorsa, 2 lezioni fa, della verità, le equazioni di Maxwell nella loro forma completa, inclusa la corrente di spostamento. Le abbiamo esaminate in dettaglio e questa è la forma differenziale. Abbiamo visto che se le applichiamo nel vuoto, con qualche, diciamo così, acrobazia matematica, che in realtà ha un corrispettivo molto preciso in termini di calcolo differenziale vettoriale, in questo caso, si può ricavare il fatto che le disturbi, perturbazioni tra il campo elettrico e il campo magnetico che sono concatenate, si propagano nello spazio, dando esistenza a quella che chiamiamo onda elettromagnetica. Abbiamo visto che una delle principali appunto, applicazioni teoriche, se volete, delle equazioni di Maxwell è la previsione dell'esistenza di queste perturbazioni che si propagano come onde e la velocità con cui si propagano è proprio quella della luce. Questo permette di interpretare la luce come onda elettromagnetica e quindi di poterla analizzare alla luce dei fenomeni elettromagnetici. Questa previsione è stata confermata qualche anno dopo la pubblicazione del lavoro di Maxwell da Heinrich Hertz a Monaco e da Augusto Righi in Italia e quindi quella previsione si è manifestata come essere reale e oggi la usiamo ampiamente in tutte le telecomunicazioni. Quindi qui c'è un'altra immagine del tipo che avete in blu, ci sono le linee che perforano perché sono perpendicolari al piano dell'immagine del campo magnetico, quelle in rosso sono linee del campo elettrico. Come vedete sono percorsi chiusi, una riprova del fatto che il campo elettrodinamico non è un campo conservativo. E sono prodotto da una carica che oscilla verticalmente. Qui vi ripropongo l'animazione che ho preso dal FET di una carica che si sposta. Vedete le linee di campo elettrico, qui c'è solo il campo elettrico visualizzato, e le loro, tra virgolette, deformazioni come si propagano nello spazio. Ecco, quella perturbazione al campo elettrico, in questo caso, è quella che altrimenti chiamiamo onda elettromagnetica. Qui appunto fa oscillare la carica in alto e in basso e si vedono queste le perturbazioni, ecco, queste fluttuazioni del campo che si propagano appunto e sono onde, come abbiamo visto, onde trasversali, cioè onde che sono fatte da campi magnetici ed elettrici associati che cambiano di intensità in un piano perpendicolare a quello della propagazione. Okay? Un altro degli effetti che abbiamo visto dall'analisi della volta scorsa che ci ha condotto a ricavare l'equazione delle onde elettromagnetiche è il fatto che all'interno dell'onda sono presenti entrambi i campi e la loro intensità, il campo elettrico e il campo magnetico, hanno un rapporto di intensità che vale proprio la velocità della luce. Quindi, se volete, all'incita all'onda, il picco del campo elettrico è C volte il picco del campo magnetico. Sono uno perpendicolare all'altro e sì, ok, nessun problema. Come vedete, se immaginate, visualizzate i due vettori, quello rosso e quello del campo elettrico che punta in questo caso verso l'alto, quello blu è il campo magnetico. Se mettete, usate la regola della mano destra e facciamo il prodotto vettoriale E per B, otteniamo il vettore di propagazione dell'onda, quindi il vettore velocità dell'onda. Inoltre, abbiamo anche visto che risolvendo l'equazione, o meglio, considerando una delle possibili soluzioni dell'equazione d'onda elettromagnetica, le componenti, in questo caso appunto verticale e orizzontale del campo magnetico ed elettrico, hanno un andamento che ad esempio potrebbe essere sinusoidale, in questo caso cosinusoidale della fase, e soprattutto sono in fase, cioè dove c'è il picco del campo elettrico c'è anche il picco del campo magnetico per la stessa fase, questo è importante. Qui in questo disegno avete appunto l'onda di tipo cosinusoidale e il valore di picco dell'onda è quello che è associato
all'intensità dell'onda. Abbiamo già visto, quando abbiamo trattato il campo elettrico dentro un condensatore e il campo magnetico dentro il solenoide, che per produrre un campo, sia elettrico che magnetico, devo spendere energia e che quindi c'è un'energia associata all'esistenza del campo elettrico e del campo magnetico nella regione dello spazio, e in particolare abbiamo calcolato la densità di energia, cioè quanta energia c'è per unità di volume associata a ciascun campo. Lo stesso si può applicare nel caso dell'onda elettromagnetica, perché anche qui abbiamo campi che si propagano nello spazio, a maggior ragione anche questi trasportano con sé energia, perché lo spazio diventa sede di campi. Possiamo immaginare che abbiamo un'onda piana, appunto, possiamo immaginare di calcolarci la densità di energia associata ai due campi in una certa posizione dello spazio in un certo istante di tempo. Come facciamo? Beh, basterà sommare le densità di energia associate al campo elettrico e quelle del campo magnetico. Abbiamo già visto a suo tempo che la densità di energia del campo elettrico nel vuoto è un mezzo epsilon 0 per l'intensità del campo alla seconda, ovviamente è uno scalare. Più quel campo magnetico che è 1 su 2 mi 0, permeabilità magnetica del vuoto, per il campo magnetico al quadrato. D'accordo? Se teniamo conto della relazione che c'è tra C, velocità della luce, e epsilon 0 e mi 0, allora, includendo il fatto che è uguale a C volte B, i due contributi, la densità del campo elettrico e la densità del campo magnetico, in realtà è facile dimostrare che hanno la stessa intensità, cioè quanta energia dell'onda elettromagnetica, se possiamo dire così, è trasportata dalla parte magnetica e dalla parte elettrica, la stessa intensità, e quindi la somma delle due darà il doppio, quindi si semplifica questo un mezzo, e potremmo prenderla come l'intensità dell'intera onda elettromagnetica, come epsilon 0 per il campo elettrico al quadrato, oppure 1 su mi 0 per b alla seconda, se ci interessa la parte contenuta in quello magnetico. Non so se sono stato chiaro. Okay? Che non facciamo altro che riciclare quanto abbiamo già visto come una dell'applicazione dello studio che abbiamo fatto del campo elettrico nel condensatore e nel solenoide. Qui però li associamo a campi magnetico ed elettrico variabili nel tempo e nello spazio, ai quali è associata una certa forma di energia, che sarà l'energia trasportata dalla nostra onda elettromagnetica. Okay, qui c'è un caso molto semplice di un'onda piana, cioè che si propaga solo in direzione dell'asse delle X. Potete immaginare di generalizzarla a un'onda di qualsiasi tipo, anche un'onda sferica, che si propaga in tutte le direzioni. Il principio rimane lo stesso. Ok? Data la densità di energia associata alla nostra onda, possiamo anche calcolare una grandezza fisica che si chiama intensità dell'onda. Immaginate una superficie, qui abbiamo un'area circolare, e queste frecce rosse, indicano la direzione di propagazione della nostra onda. Okay? Immaginate di calcolare quanta energia associata all'onda attraversa questa superficie circolare nell'unità di tempo. Allora, l'energia che attraversa questa superficie nel tempo, ad esempio delta t, sarà quella contenuta in un cilindro di direzione perpendicolare alla superficie lungo la direzione dell'onda, che avrà un'altezza, una base data dalla superficie che ci interessa considerare, e un'altezza data di quanto si sposta il fronte d'onda nel tempo delta t, e quindi se siamo nel vuoto, la velocità della luce nel vuoto per delta t. Detto in altri termini, se preferite, questo cilindro di base A e di altezza c delta t è la regione di spazio che contiene la nostra onda, quindi l'energia associata alla nostra onda che attraversa questa superficie durante il tempo delta t. Ok? È equivalente. Come la calcoliamo? Beh, possiamo calcolare la rapidità con cui questa energia attraversa la superficie nell'unità di tempo. Quindi sarà l'energia totale contenuta in questo cilindro diviso la superficie, quindi per unità di superficie, diviso l'intervallo di tempo che stiamo considerando. Quanta energia è contenuta qua dentro? Beh, sarà la densità volumica di energia, che è U, quella che abbiamo calcolato nella diapositiva precedente, per il volume del nostro cilindro, quindi A,
per C delta T che è l'altezza. Se divido per A delta T rimangono le intensità d'energia per la sua velocità. Quindi l'intensità, cioè dell'onda elettromagnetica, intesa come l'energia che attraversa l'unità di superficie nell'unità di tempo, quindi la misureremo in joule fratto metro quadro fratto tempo e quindi watt al metro quadro, cioè la parte delta U su delta T è una potenza perché è energia all'unità di tempo, quindi è watt al metro quadro, è calcolabile come prodotto tra la densità di energia, densità volumica di energia associata all'onda per la velocità dell'onda in quel mezzo. Se siamo nel vuoto sarà C, altrimenti sarà C diviso la radice di epsilon r mr. Ok? C'è un po' più piano, basta. D'accordo? Questa relazione quindi ci dà l'intensità di energia associata all'intensità dell'onda elettromagnetica, che è la densità di energia per la velocità della luce. Dato il risultato ottenuto nella pagina precedente, cioè che U è epsilon 0 e quadro, l'intensità quindi della nostra radiazione elettromagnetica possiamo prenderla anche come C volte epsilon 0 e alla seconda, dove è il campo elettrico, oppure C fratto mi 0 per B alla seconda, dove B è il campo magnetico e mi 0 è la permeabilità magnetica nel vuoto, che è una costante che abbiamo già visto a suo tempo. Ok? Domande fin qua? Quindi, ripeto, le densità di energia della parte elettrica e della parte magnetica sono equivalenti. L'intensità del campo elettrico e del campo magnetico sono in un rapporto E su B, che vale la velocità della luce. La densità di energia posso calcolarla come epsilon 0 E alla seconda o B alla seconda su mi 0, e l'intensità dell'onda elettromagnetica la calcolo come, abbiamo visto il perché, la densità di energia moltiplicata per la rapidità, per la velocità della radiazione elettromagnetica stessa, che nel vuoto è C. D'accordo? Si può immaginare di associare un vettore particolare, qui viene chiamato vettore di Poynting, al flusso di energia associato all'onda elettromagnetica. Questo particolare vettore ha, come vedete, la direzione di E vettore B. Abbiamo già visto all'inizio, quando abbiamo già esaminato questo tipo di grafico, che se faccio il prodotto vettoriale E per B e uso la riga della mano destra, il pollice mi dà il verso della velocità dell'onda. Quindi il vettore di Poynting è un vettore che ha come direzione la direzione di propagazione dell'onda, quindi è trasversale sia a E che a B, e come intensità, come riuscite a vedere, è 1 su mi 0 per EB, dato che EB sono perpendicolari, quindi qui il segno dell'angolo non lo metto perché vale 1, e quindi se confronto le due relazioni, posso ottenere che posso esprimere, ripeto, l'intensità di questo vettore in termini dell'energia e dell'intensità dell'onda elettromagnetica che si propaga nello spazio. D'accordo? Una relazione semplice è il fatto che è E per B diviso mi 0. Se uso la relazione tra E e B, posso sostituire a, per esempio, E C per B, quindi ho C per B alla seconda diviso mi 0, oppure in termini di E che è equivalente. D'accordo? È un vettore che qualche volta risulta comodo utilizzare. Prende il nome di questo studioso che l'ha introdotto. Ok? Per quanto possa sembrare debole, in realtà questo effetto è importante. La onda elettromagnetica trasporta non solo energia, ma anche quantità di moto. Ed è stata misurata. Se immaginate, è stato fatto un esperimento di questo tipo: immaginate di avere due specchi sospesi con un filo verticale e uno dei due si è illuminato da un fascio luminoso. Ok? L'onda elettromagnetica che colpisce uno specchio e non colpisce l'altro, attenzione, produce una torsione del filo, che per quanto piccola in realtà è misurabile. Perché? Perché è un po' come se lanciassimo dei pallini verso questo specchio,
Se lo facessimo, ci aspettiamo che lo specchio si giri, si sposti. Perché? Perché l'urto trasferisce momento in quantità di moto dai pallini allo specchio, quindi quel pendolo lo fa ruotare, produce una forza e quindi un momento torcente. La quantità di moto trasportata dall'onda elettromagnetica si può esprimere come il rapporto tra l'energia trasportata dall'onda U diviso la velocità della luce stessa. Okay? Questo effetto è stato misurato già nel 1903, quindi quasi subito dopo aver scoperto le onde elettromagnetiche. La pressione di radiazione, quindi se l'onda esercita una forza, quindi trasmette un impulso allo specchio, questo impulso, variare l'impulso dello specchio, significa esercitare una forza e quindi variare la quantità di moto. Torniamo di nuovo ancora a quella figura che abbiamo visto qualche diapositiva fa dell'energia contenuta nel cilindro di base A e altezza CdT. In questo cilindro è contenuta l'energia che U, questo è UM, è l'intensità di energia media, mediata nello spazio, perché sappiamo che in punti diversi ha valori diversi. Allora, utilizzando la quantità di moto trasportata dall'energia, posso esprimere la variazione di quantità di moto come il rapporto tra l'energia contenuta nel nostro cilindro diviso C. E quindi, dato che la densità media di energia per C mi dà l'intensità della nostra radiazione elettromagnetica, la variazione di quantità di moto che subisce il pannello che assorbe l'energia sarà l'intensità dell'onda per l'area colpita, interessata dal flusso dell'onda elettromagnetica, per il tempo delta t diviso la velocità della luce c. Ora attenzione, delta p che è l'impulso trasferito dall'onda, in questo caso al pannello che assorbe la radiazione, è proporzionale a delta t. Ma il rapporto variazione di quantità di moto diviso intervallo di tempo è una forza. La forza, secondo il principio della dinamica, è la rapidità con cui cambia la quantità di moto. E quindi l'onda elettromagnetica, colpendo per la superficie, esercita una forza, cioè trasferisce l'impulso. E quindi la forza media esercitata dall'onda sul pannello che assorbe la nostra onda, quindi l'area A, la possiamo calcolare come il rapporto tra la variazione di quantità di moto trasferita dall'onda diviso il tempo coinvolta. E quindi semplifichiamo per delta t e abbiamo I diviso C, che è la densità media di energia per l'area associata, interessata dall'assorbimento dell'onda elettromagnetica. Se poi divido ancora per la superficie del nostro base, del nostro cilindro, ottengo la pressione. Ricordate che forza diviso area fa una pressione. Quindi l'onda elettromagnetica trasferisce, ripeto, energia, ma anche quantità di moto e quindi esercita una pressione di radiazione. Okay, c'era non molto tempo fa, la NASA ha fatto alcuni progetti di veicoli che potevano viaggiare nello spazio sfruttando il vento solare, cioè la pressione di radiazione dovuta sia alle particelle che il sole emette, ma anche alla radiazione solare, come una specie di vento prodotto non solo sulla Terra, prodotto dall'aria che si sposta, e lì è prodotto dall'azione di queste delle onde elettromagnetiche, quindi dalla luce emessa dal sole. E l'intensità della pressione dovuta alla radiazione, questo PR, è esprimibile come l'intensità dell'onda, media dell'onda, fratto la velocità della luce, ed è misurabile, ripeto. Dopo aver visto queste principali caratteristiche delle onde elettromagnetiche, andiamo a esaminare quello che si chiama lo spettro della luce, cioè le caratteristiche diverse della radiazione elettromagnetica a frequenza, o se volete, a lunghezze d'onda diverse. Questo particolare insieme, di radiazione viene chiamato spettro. È il primo esperimento che mise in luce l'esistenza di questo spettro, cioè il fatto che
la luce è composta da radiazioni di frequenza diverse, sotto l'esperimento del prisma di Newton, dove la luce bianca solare, attraversando un prisma, viene scomposta perché? Perché l'indice di rifrazione non è lo stesso per tutte le frequenze e quindi produce quello che si chiama il fenomeno della dispersione, cioè radiazioni. Fasci di radiazioni di frequenze diverse subiscono deflessioni, quindi subiscono rifrazioni particolari diverse a seconda della lunghezza d'onda di quella radiazione e quindi vengono scomposte perché seguendo traiettorie diverse è possibile vedere tra virgolette, la composizione della luce solare. Quindi quello che noi vediamo come luce bianca che viene dal sole in realtà è un misto, una sovrapposizione di fasci di colori, quindi di frequenze e quindi di lunghezze d'onda diverse. L'analisi di questo tipo prende il nome di analisi spettrale. Okay? E in zone diverse dello spettro hanno caratteristiche, origine e proprietà diverse. Diciamo che le onde elettromagnetiche che normalmente abbiamo a che fare vanno da le onde radio, che sono quelle con la frequenza più bassa e la lunghezza d'onda più grande, fino ai raggi gamma, che sono quelli a cui è associata l'energia più grande. D'accordo? E ad ogni frequenza è associata anche una temperatura. Sapete che questo magari lo riusciremo a vedere anche più avanti. Qualunque oggetto, a qualunque temperatura sia, emette onde elettromagnetiche. Per esempio, in questo istante, adesso noi non le vediamo perché non possiamo vedere le onde infrarosse, ma ogni corpo, nel corpo umano, a una certa temperatura, emette onde infrarosse. Ed esistono dei particolari tipi di occhiali o di cannocchiali che permettono di vedere, per esempio, al buio la presenza di persone o di esseri viventi. Perché? Perché nel buio, nel freddo quindi dell'ambiente, la temperatura calda degli esseri viventi sì, è visibile perché è sorgente di onde infrarosse, ma le vedremo tra un attimo. Cominciamo con le onde radio. Sono, come dice la parola stessa, quelle associate quindi usate principalmente nella trasmissione di segnali e quindi nella comunicazione via etere. Hanno una frequenza che va da 10 alla 6 Hz a 10 alla 9, mi ricordo che l'Hz è un ciclo al secondo, una lunghezza che va da 300 metri a 300 mm, quindi un ampio spettro di intensità e di frequenza. E sono quindi prodotte da particolari antenne che vedete qui e ricevute dalle antenne paraboliche con particolare struttura, quindi in grado di riflettere questo tipo di onde. Ok? Il segnale normalmente immaginato come trasmissione radiofonica viene codificato in termini di segnale elettrico. Questo segnale elettrico viene modulato, registrato ed emesso attraverso queste onde che ne portano questa informazione che poi subisce la decodifica inversa e viene riprodotto il segnale presso l'apparecchio o la stazione ricevente. Ricordate che abbiamo già visto come si passa dall'impulso elettrico al segnale acustico quando abbiamo visto per esempio la chitarra elettrica, l'amplificazione del segnale elettrico che la chitarra manda all'altoparlante. Successivamente abbiamo le microonde che vengono utilizzate soprattutto anche per le telecomunicazioni, per esempio i cellulari utilizzano questo tipo di radiazione e sono usate in particolare anche per cucinare, cioè qui c'è un forno a microonde appunto, e hanno la capacità di trasferire energia a, per esempio, le molecole d'acqua contenute nei cibi, quindi che si mettono, assorbono questa energia trasportata dalle onde e si mettono a vibrare, quindi aumentano il loro moto di eccitazione termico, per cui aumentano la temperatura dell'intero corpo che li assorbe. Okay? Queste hanno proprio per questo motivo, appunto, è importante ad esempio che il forno sia ben schermato, che non lasci uscire questa radiazione, perché questa, tutto sommato, se assorbita da oggetti che non vogliamo cucinare, non fa molto bene, insomma, è abbastanza dannoso. L'uso del
forno a microonde per scopo, per il scopo culinario, viene conseguente dopo l'uso dei radar nella seconda guerra mondiale. Ci si è accorti che alcuni, per esempio, volatili che attraversavano il fascio della radiazione emessa dai radar venivano letteralmente cotti mentre erano in volo. Per cui, da questo effetto indesiderato sicuramente di quella radiazione, è stato immaginato di poterlo utilizzare per scopi, tra virgolette, pacifici, da cui il forno a microonde. Eccoci arrivati all'infrarosso. Qui avete per esempio l'immagine di una persona, due anzi, nell'ambito dell'infrarosso. Qui siamo tra 10 alla 12 e 4,3 per 10 alla 14 Hz, quindi tra 0,3 mm e 700 nanometri. E vedete che c'è una scala proprio che dà l'intensità della radiazione in termini di temperatura, in gradi centigradi. Qui in particolare avete la foto di questa persona che ha il braccio coperto da questo sacchetto di nylon nero, e visivamente noi nella foto in luce visibile non lo vediamo, ma se lo fotografiamo in infrarosso, la radiazione infrarossa rende perfettamente visibile il suo braccio. Questi sono dispositivi, sono essenzialmente per uso militare, che consentono anche al buio, a notte più buia, di osservare, se usate il vostro cannocchiale, vedete le sorgenti di radiazioni infrarosse, quindi vi permette di vedere se ci sono proprio persone nella zona, che anche se visivamente non riuscireste assolutamente a vedere. Ok? Poi abbiamo la luce che vediamo continuamente, cioè quella su cui è tarato il nostro occhio, che è uno spettro tutto sommato abbastanza, un intervallo piuttosto piccolo, la radiazione dell'ambito visibile, che va da 700 nanometri a 400 nanometri, o da 7000 a 4000 angstrom. E questa luce è essenzialmente prodotta dalle transizioni tra livelli diversi degli elettroni nella struttura atomica, quindi tutto sommato da fenomeni piuttosto comuni. Il fatto che noi vediamo, per esempio, gli oggetti illuminati è perché la luce viene assorbita e riemessa. Okay, il colore non è altro che la conseguenza di questa riemissione. Qualche particolare tipo di oggetto riemette la luce che assorbe in una particolare frequenza, perché quello diciamo che è il suo colore. Okay? Al di sopra, aumentando ancora la frequenza, arriviamo nella regione ultravioletta, che non possiamo vedere, ma ne possiamo vedere gli effetti. Perché tutte le volte che d'estate si va al mare, la colorazione, la pigmentazione della nostra pelle cambia, quindi noi ci abbronziamo come effetto di questo tipo di radiazione sulla pelle, che presa in alcune dosi, tra virgolette, fa bene, è positiva; se si eccede, produce danni anche piuttosto pesanti. Qui avete per esempio una tavola di legno e vedete l'effetto dell'esposizione per 0 ore alla radiazione ultravioletta, 20 ore o 43 ore. Vedete che la colorazione è diversa. Per proteggersi da questo, soprattutto per proteggere la vista, si usa sempre il consiglio di occhiali o di particolari creme che impediscono o che proteggono la pelle da un assorbimento eccessivo di quell'onda, se uno vuole esporsi, ovviamente. Okay? E questo avviene in parte assorbito dall'atmosfera. Poi ci sono, aumentando ancora la frequenza, la radiazione X, che è stata chiamata X perché inizialmente, quando è stata scoperta, non si sapeva cosa fosse, quindi X per dire misteriosa, per dire non si sa che cos'è. E attualmente ha il suo principale impiego, parliamo di radiazione tra i 3 nanometri e i 3 millesimi di nanometro, in ambito medico, permette di fare le famose radiografie. E quindi ha un amplissimo utilizzo in medicina, ma anche in ambito della sicurezza. Quando andiamo a fare un viaggio in aereo, per esempio, in aeroporto c'è sicuramente uno scatolone grande in cui si passano le valigie, queste vengono passate raggi X. Perché? Perché
sostanze più dure, più massicce, più dense, ecco, non trasmettono, non si lasciano attraversare da questa radiazione e quindi producono, ecco, come vedete in questa foto, un'immagine dell'interno della valigia, dell'interno della borsa, e quindi permette di individuare la presenza di oggetti pericolosi che non dovrebbero essere trasportati sull'aereo o sul veicolo dove stiamo per salire. Okay? È chiaro che anche questo, avendo una reazione di alta frequenza, ha effetti che sono utili dal punto di vista medico perché permettono un'indagine altrimenti invasiva, però a loro modo sono invasive ugualmente perché è radiazione ionizzante. Quindi se assorbita, se devo farmi radiografie una volta al giorno per tanto tempo, questo lascia un effetto perché, essendo radiazione ionizzante, ripeto, ha altri legami chimici all'interno della struttura della materia vivente. E questo, finché lo fa su un braccio, tutto sommato il danno è limitato, ma se lo fa nelle cellule proposte alla riproduzione, questo può produrre danni a distanza di anni, per esempio per un nascituro di una mamma esposta a radiazione. Potrebbe avere danni imprevedibili, insomma, perché ne altera il codice genetico, che quindi è opportuno essere che questa radiazione venga, che il corpo venga schermato, soprattutto se l'esposizione è particolarmente intensa. Bisogna dire la verità che ultimamente le radiazioni di questo tipo vengono utilizzate meno di quanto succedeva diversi anni fa, proprio con l'utilizzo della tecnologia dei CCD. Cioè la tecnologia che ci permette per esempio adesso di fare foto al cellulare nasce dall'esigenza di produrre immagini con un'intensità della radiazione molto bassa. E per quanto possa sembrare strano, questo problema nasce in ambito astronomico. L'esigenza di fare foto a oggetti lontani, quindi con luce molto debole, quando ero studente si usavano le lastre fotografiche, per cui per fare la foto di una galassia molto lontana andava l'intera notte, 8 ore di esposizione. E adesso, grazie a questo al problema appunto la necessità di risolvere questo problema, sono stati introdotti l'uso di delle immagini elettroniche, cioè dell'immagine registrata non da lastre fotografiche, ma da sensori di tipo quelli che avete nel cellulare. E questo viene usato in medicina per fare radiografie, questo permette ad esempio di ottenere un'immagine radiologica affidabile con l'80% in meno di radiazione di quanto sarebbe necessario per una lastra fotografica precedente a questa tecnologia. Quindi in questo senso. Prego? No, quella radiazione è comunque una tecnologia di tipo diverso, è comunque un'onda elettromagnetica, è comunque una cosa che va limitata, ma è un altro tipo di interazione, okay? Come l'attacco, per esempio. Okay? E infine siamo giunti ai raggi gamma, che sono una radiazione che normalmente è presente in eventi molto violenti, come per esempio il collasso di una stella o un'esplosione di un ordigno nucleare, e produce questo tipo di radiazione, è molto penetrante. Vedete che per esempio la radiazione alfa e beta, quindi nuclei di elio e elettroni, vengono abbastanza facilmente schermati, ad esempio da un foglio di piombo, mentre la radiazione gamma, sono onde elettromagnetiche, la radiazione gamma sono, mentre alfa e beta sono particelle, le radiazioni gamma sono onde elettromagnetiche, cioè luce particolare, è molto penetrante, quindi questa non viene fermata dallo schermo di piombo. Ok? Un altro concetto importante, se dovremmo riuscire a farcela, è il fatto che le onde elettromagnetiche, essendo un'onda trasversale, è polarizzabile. Che significa? Dal punto di vista, diciamo così, sintomatico o pratico, vedete cosa cambia osservare un'immagine con in luce, diciamo così, diretta oppure attraverso un occhiale polarizzato. Vedete che riuscite a vedere, ad esempio, quello che c'è sul fondo di questa pozzanghera, questo laghetto,
mentre altrimenti non vedeste perché la luce riflessa vi acceca. In cosa consiste la polarizzazione? Beh, se l'onda è un'onda trasversale, il piano di oscillazione dell'onda può variare, cioè la direzione del campo elettrico può essere orientata in qualsiasi modo. Il campo elettrico e il magnetico rimangono sempre perpendicolari l'uno all'altro, ma se questa freccia blu mi dà la direzione di propagazione dell'onda, okay, ho infinite possibilità per l'oscillazione del campo elettrico perpendicolarmente a quella direzione. Un'onda di questo tipo, dove il campo elettrico oscilla in una direzione qualsiasi, si chiama onda non polarizzata. Ci sono sostanze, che chiamiamo filtri, che selezionano una particolare direzione di oscillazione delle onde e quindi filtrano e limitano solo quelle. Qui c'è l'esempio della tipica onda trasversale, quella della corda legata al muro, per esempio. Se questo oggetto seleziona solo onde in cui la corda oscilla verticalmente, è chiaro che se arriva un'onda di questo tipo passa integralmente, ma se io faccio oscillare la corda in una direzione orizzontale, questa non viene trasmessa dal filtro, quindi quella là attenua la smorza del tutto. Questo è quello che fa il filtro e il polarizzatore. Gli occhiali Polaroid non sono altro che occhiali di questo tipo, sono rivestiti da una sostanza che seleziona la luce solo se è polarizzata in una determinata direzione. Okay? Quindi ecco quello che succede per l'onda elettromagnetica: abbiamo l'onda inizialmente non polarizzata, okay? Che successivamente al filtro diventa un'onda polarizzata, perché tutte le altre direzioni di polarizzazione vengono smorzate, vengono selezionate, vengono cancellate. D'accordo? E quindi tecnicamente, vi avete l'esempio dell'immagine che sta dietro a questi tre filtri. Se ho due filtri con due assi di polarizzazione perpendicolari, sovrapposti, quello che vedo è buio, che non passa niente. Okay? Se il primo filtro, questo qui al centro, polarizza magari verticalmente, questo a destra è lo stesso filtro ma con un asse perpendicolare. I due assi cancellano del tutto l'onda e quindi l'onda viene smorzata completamente. D'accordo? Se invece ho assi allineati, l'onda dopo il primo filtro passa totalmente dal secondo. D'accordo? Quindi posso in questo modo ridurre l'intensità della luce che, per esempio, che arriva all'occhio, ruotando opportunamente questi due filtri, fino a cancellare la luce completamente. Qual è il rapporto tra la luce che passa attraverso il filtro e quella che arriva sul filtro? Beh, immaginate che l'onda incidente sul filtro abbia una direzione di polarizzazione che sia con un angolo θ rispetto alla direzione permessa dal filtro. In questo caso l'intensità della luce che supera il filtro è data dal valore dell'intensità della luce che incide sul filtro per il coseno quadro dell'angolo tra l'asse di polarizzazione del filtro e la direzione del piano di oscillazione dell'onda incidente. Quindi si attenua di un fattore coseno quadro teta. Se la luce incidente fosse non polarizzata, allora dovrei applicare la legge di prima mediando su tutti gli angoli possibili. Quindi se medio coseno quadro su 360 gradi, come abbiamo già visto quando abbiamo fatto i valori efficaci della corrente alternata, ottengo un mezzo. E quindi se ho una luce inizialmente non polarizzata, dove tutti i piani sono ugualmente popolati di radiazione, quella che ho dopo il filtro sarà la metà di intensità di quella iniziale, di quella incidente. Okay, questo è proprio quello che fanno appunto le lenti Polaroid. Un caso particolare, un tipo particolare di polarizzazione si ottiene quando si ha un particolare angolo di incidenza sulla superficie riflettente. Esistono angoli tali che il raggio riflesso e quello rifratto formano tra di loro un angolo retto, in quel caso si parla di angolo di Brewster, in quel caso la polarizzazione dell'onda riflessa. Questo è uno dei possibili effetti di polarizzazione, si parla di trasmissione oppure di riflessione, prende il nome di angolo di Brewster. Okay?
Vabbè, questo lo possiamo saltare, e quindi è una delle particolari utilità, ecco, di usare occhiali di quel tipo è che protegge gli occhi. Ma per esempio, se cammino sulla superficie del mare, la superficie del mare riflette le onde elettromagnetiche del sole, siccome per riflessione la luce riflessa è polarizzata parallelamente alla superficie del mare, se ho un filtro polarizzatore perpendicolare a quell'onda, ok, la atteno fortemente la luce polarizzata, e quindi tutto sommato il mio occhio è sottoposto a uno stress inferiore di quello che avrei se non indossassi quelle lenti. Quindi per questo è importante avere gli occhiali da sole che si attenuano l'intensità comunque perché ha una colorazione, ma soprattutto perché in realtà è un filtro polarizzato. Ok? Se non ci sono domande, visto che sta anche per suonare, ci fermiamo qui però.